Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle consuete previsioni energetiche settimanali più importanti della notte dei tempi. Il nostro lui, lei e noi ci facciamo già un applauso perché i nostri beniamini pullulano prima di essere presentati. Quindi ragazze mie e ragazzi, benvenuti a tutti, soprattutto alle decine di persone, sorelle e fratelli nuovi del canale. Allora, dopo il nostro caloroso benvenuto, vi dico una delle cose più belle che, con la quale esordisco davanti alle nostre ragazze proprio per abbracciare il loro cammino. Studiate. Studiate. Dovete solo studiare. Ok? Quindi vi invito a studiare i contenuti delle playlist. Risvegliare la coscienza, l'arte del vivere, per manifestare la realtà dei vostri sogni, come stanno facendo tutte le nostre sorelle e fratelli, grazie alla conoscenza. Perché è la conoscenza che rende l'uomo libero. Libero da cosa? Dalle schiavitù mentali, dall'educastrazione, dall'indottrinamento culturale sbagliato, depotenziante rispetto al grande potere dell'uomo. Come diceva Rudolf Steiner, è la via del cuore che passa, scusatemi, mi sto già impappinando. Come diceva Steiner, la via del cuore passa per la testa, ossia quando la mente si illumina, il cuore si apre. E quindi entri proprio in risonanza con tutto, capisci la realtà. E bisogna conoscere di un argomento per avere intuizioni su quell'argomento. Per avere genialità su quell'argomento bisogna avere un'infarinatura per avere le intuizioni che sono proprio i passi da seguire. E quindi, ragazze mie, le mie intuizioni sono legge, i miei passi seguono sempre le mie intuizioni. E sono stata molto contenta perché vi è piaciuto molto il video per la lettura degli uomini, me l'hanno fatto ricaricare, l'ho ricaricato perché c'era un'immagine non conforme alle normative, vabbè, ma lasciamo perdere, non me ne ero accorta manco io, pensate quanto proprio non era visibile quella cosa, vabbè, lasciamo perdere, la verità arriva ovunque e no, si fa strada da sola. Detto questo, riguardo al nostro lui lei di questa settimana, quello che abbiamo già fatto, io volevo dare degli appunti proprio per, cioè delle mie riflessioni riguardo a quello che è accaduto. È uscito sul lui lei, sulla parte femminile, la nostra energia femminile, la Kundalini che si risveglia, energia sessuale e creativa. Ho riscontrato personalmente che non era tanto la sessualità, bensì la creazione della nostra vera identità. Che voglio dire con questo? Che l'energia sessuale si è accesa, ma quell'energia sessuale, che non è il sesso in sé, la condivisione con l'altro, è l'energia creativa, la sessualità. Che attraverso la sessualità, l'energia creativa, tu crei un'opera, crei un bambino, crei un progetto, crei. E allora, quello che ho riscontrato personalmente era la creazione della versione migliore di me stessa, cioè la vera mia identità. E più che la sessualità, l'ho sperimentato all'interno questa forma del sé. Cerco di spiegarmi meglio. Dire sì, dire no, senza costrutti, senza aver più paura di dire sì a una cosa e no a un'altra. Paure latenti, che stanno lì, sotto, sotto, in fondo, che anche se lavori per decenni su di te non te ne sei accorta. Cioè, c'è un marasma di credo negativi nel subconscio che veramente passiamo una vita a dissotterrare. Quindi dire sì e dire no, perché l'energia creativa, quella sessuale, la Kundalini di questa settimana ha portato la mia persona a definire con assertività delle cose che mi trascinavo lì, che tenevo lì, ma nemmeno davo conto. E quindi per creare la Kundalini, l'energia creativa, no? La me stessa, allora più che la sessualità era l'assertività in questi giorni, definire spazi e confini, non lasciare che i ricordi
ricordi negativi del passato valichino i miei confini. Ecco, questo è stato, questo cercavo di dire. E quindi, come vi dicevo anche nel video del lui lei della scorsa settimana, in cui ci poteva essere un po' di paura quando si risvegliava la Kundalini, paura riguardo all'assertività nel non fare più valicare da ricordi negativi del passato i tuoi confini, quelli che hai stabilito con il lavoro che stai facendo su te stessa. E quindi, essendo energia sessuale creativa, quindi per creare la nuova te, era l'assertività del divino maschile che stava acceso, se vi ricordate, nel dire sì, nel dire no, nel non permettere più di farmi valicare i confini, ma da me stessa. Ok? Quindi diciamo che il video, il preambolo, l'intro che ho fatto nella lettura per gli uomini, che valeva per tutte noi, perché aveva a che fare con il nostro divino maschile e divino femminile interno, era un corollario del nostro lui lei di questa settimana. Bene, questo giusto per darvi degli input in più, anche per quello che avete potuto vivere e per definire un po' le dinamiche che avete potuto vivere. E, detto questo, oggi voglio fare il nostro lui lei identificando, per lavorare bene nel nostro percorso iniziatico, identificando da questa parte, come sempre, cioè non sto dicendo niente di nuovo, giusto per dare alcune definizioni per lavorare meglio su di noi in questa settimana. Da questa parte mettiamo l'energia maschile, incarnata in qualità di uomo o donna. Che vuol dire? Se tu ti senti risuonare di più da questa parte, è questa la tua. Se tu ti senti risuonare più l'energia femminile, è questa la tua. Quindi guardate un po' cosa esce dalle carte, dove vi sentite risuonare di più. Perché sono energie che coesistono dentro di noi, ok? È possibile che tu sia un uomo, ok? Ti senti risuonare l'energia maschile, ma può anche essere l'energia femminile. Questo format è ampio, perché qua vi dovete fare guidare proprio dalla vostra intuizione. Nulla osta che possiamo anche mettere da questa parte, come facciamo sempre, la nostra persona di interesse, da qua ci siamo noi, che sia uomo o donna. Però vi dico proprio di lasciarvi ispirare. E, quindi, sì, ragazze mie e ragazzi, che vi volevo dire? Tante cose. Ok, sto zitta un minuto. No, scherzo. E, che volevo dire? Non mi ricordo, vabbè, mi tornerà. Quindi io partirei subito, sto lavorando sul video delle forme pensiero. Ci vogliono giornate intere solo per fare quel video, ma non è il video in sé, è la mia deformazione a essere pronta al 100% e non al 99,99 periodico. Cioè, io lo potrei pure fare adesso, cioè adesso, appena finisco il lui lei, però... Ci sono delle cose che sto approfondendo anche sui libri di teosofia della Blavatsky e di Powell, Steiner. Devo vedere un po' di cose ancora, perché voglio trovare la terminologia corretta, rispetto alle intuizioni che ho avuto. Vabbè, insomma, sapete come lavoro e che sono chirurgica, però anche questo è un mio limite da superare. Quello che sono arrivata a sapere, a comprendere fino a questo momento, io ve lo devo passare. Ok, passare. C'è un po' di, ecco, devo dire la verità, un po' di insicurezza mia nel passarvi i termini, perché un altro mio limite è quello di farvi risvegliare tutti. Però anche questo, io devo gettare solo il seme, poi se il terreno è fertile, attecchisce. E, va bene, ragazze e ragazzi, quindi grazie, grazie, grazie veramente a tutti, grazie per le tantissime donazioni al canale, per il sostegno al mio lavoro. Il lavoro che stiamo facendo è grandioso. E continuiamo su questa strada, imperterriti, con grande coraggio, assertivi e con disciplina. Quindi, settimana che va dal 21 al 27 agosto. Ecco, mo, questo qua, queste signorine, che cosa ci devono combinare in questa settimana? Vedremo, vedremo, vedremo. Quindi, anche per chi non ha nessuno da questa parte, può esserci una tua persona di interesse, o ci può essere... O tu ti puoi identificare da questa parte, va bene, ragazze e ragazzi, lasciatevi ispirare perché io canalizzo cercando anche di darvi degli input su come lavorare al meglio quando sentite questo format. Ok, a
Allora, io partirei subito. Settimana che va dal 21 al 27 agosto, vediamo l'energia maschile come sta, qual è l'energia maschile nei confronti dell'altro fuori da sé che puoi essere tu, e qual è anche la tua energia dell'altro che può essere da questa parte, l'energia maschile, e i tuoi pensieri. Insomma, ragazze mie, ragazzi, fatevi ispirare. Intanto metto gli oracoli. Ok, è più facile a farlo che a dirlo. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, visto che sì, io ci metto la dea da una parte e dall'altra. Allora, l'energia maschile, da che cosa è governata, dominata con le carte della dea? Ci mettiamo l'equilibrio con il maschile, scusatemi, con il femminile. Vediamo un po' qual è la dea che domina l'energia maschile in questa settimana. Qual è la dea che domina l'energia maschile in questa settimana? Qual è la dea che domina l'energia femminile in questa settimana? Poi ci voglio mettere. Che ci mettiamo, ragazze? Ci mettiamo uno sciamano. Dai, uno sciamano. Vediamo. Come sta l'energia maschile in questa settimana? Come va a stare l'energia maschile in questa settimana? Come va a stare l'energia femminile in questa settimana? Per adesso facciamo così, dai, tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere l'energia maschile. La verità. Qua ci sarà una persona che dirà la verità. Qua c'è una persona che non si può tenere più dentro niente. L'energia maschile ha bisogno di parlare, di dire la verità, di prendersi la responsabilità di dire la verità di alcune cose importanti, ok? Sì, qua io vedo l'energia maschile molto assertiva, come abbiamo visto anche nel video della lettura per gli uomini, canalizzazione del divino maschile. Vediamo un maschile assertivo che stabilisce i propri confini. Quindi una persona che dirà, un maschile che dirà verità. Questo è anche il tuo maschile, ragazze, eh? Ok? Quindi nelle azioni tu sarai predisposta a dire la verità prendendoti le conseguenze e i rischi anche di questa verità, perché ci vuole coraggio a parlare di verità. E poi la verità si fa strada da sola, a prescindere. Quindi ci sono i maschili che parleranno di verità, diranno la verità, quello che sentono, assertivi anche, ripeto, prendendosi le responsabilità. Vediamo un po' con che attitudine lo fanno. L'albero della vita, caspita, ulala. Ragazzi, l'albero della vita è l'albero che viene definito anche dai cabalisti, quello che c'è all'interno del giardino dell'Eden, che è proprio l'albero della compassione. Meglio dire, l'albero della compassione non è la cosa giusta. Come vi ho spiegato anche in vari video, soprattutto Lucifero è il tuo Dio, il video sulle fiamme gemelle. L'albero della vita è l'albero della vita eterna, che vuol dire quando si dice la verità, la verità, cioè il rispetto di se stessi e lo si palesa all'esterno, si può creare qualsiasi cosa. Quando rispetti te stessa, te stesso e lo palesi all'esterno, crei qualsiasi cosa. Questa verità verrà detta con compassione. Qua ci sono dei maschili molto maturi in questa settimana. Mi stanno parlando di un divino maschile molto maturo che parlerà di verità facendolo con compassione, che è diversa dalla pietà. La compassione è l'ottava alta della pietà. La pietà è una sorta di. C'è l'ego nella pietà. Invece nella compassione non c'è ego, c'è cuore aperto. Il maschile parlerà a cuore aperto con l'albero della vita qui. Compassione e empatia. È una sorta di quando i grandi maestri dicono la verità, che seppur ti fa male, ma sanno che è la cosa giusta, perché lo dice il loro cuore. Il cuore del maschile parlerà di verità, ferendo, secondo me, alcuni, ferendo l'ego di qualcun altro, ferendo l'ego, essendo rispettosi del cuore, però. Ok.
Caspita, maschile molto maturo, lo vedevamo pure settimana scorsa però, eh. Che anche il tuo maschile, attenzione, c'è cioè le azioni che fai. Parlerai di verità dal tuo cuore, scontrandoti con l'ego, cioè prendendoti il rischio di metterti contro il tuo ego. E anche da questa parte c'è un maschile che parlerà di verità scontrandosi con l'ego. Ha il coraggio di manifestare la verità. Ok, energia del divino maschile. Dirà senza mezzi termini verità a discapito dell'ego suo e di altrui. Vediamo l'energia femminile come sta. La saggezza, wow. Allora, l'energia femminile mi parla con questa carta, la saggezza umana. Lei mi dice che è diversa dalla saggezza divina che c'è in questo mazzo. Lei sarà molto saggia, una persona molto saggia, cioè, ci sono i divini, divino femminile molto saggio in questa settimana. Che cos'è la saggezza? È un po' come l'eremita. La saggezza ha a che fare con l'esperienza di vita vissute e anche delle situazioni dolorose vissute e fare una scelta diversa rispetto a quello che si sarebbe fatto prima se non ci fosse stata quell'esperienza. Quindi sarà molto saggia l'energia femminile in questa settimana, saggia per comprendere anche la rivelazione di qualcosa che l'energia maschile le dà. Io qua vedo proprio una guida, l'energia femminile sarà proprio una guida in questa settimana e verrà aperto il cammino, si aprirà il cammino. Io vedo l'energia femminile molto molto saggia, come se fosse proprio una grande sciamana, eh. Con la consapevolezza della vita. Sì, vediamo con che attitudine lo fa. Il fulmine, wow. Caspita. Qua ci sono rivelazioni, ragazzi, in questa settimana. La verità, il fulmine, è come se l'energia maschile dicesse una verità e la coglie di soppiatto. L'energia maschile andrà. Allora, ragazze, come vi ho detto la settimana scorsa, mi sto ricordando che proprio l'energia maschile ci ha fatto da maestro. Questa settimana uguale. Qua c'è l'energia maschile che parla di verità a discapito dell'ego suo e dell'altro. Da questa parte l'energia femminile comprende perché ha il cuore aperto con la saggezza. E il fulmine mi dice che lei avrà delle rivelazioni questa settimana che hanno a che fare sia con rivelazioni che lui dà e anche con rivelazioni che lei ha dall'alto. Può ricevere delle illuminazioni che la portano ad aprire il cammino iniziatico della sua vita. Io credo che l'energia maschile parlerà chiaro anche l'energia femminile, colpendo anche l'ego dell'energia femminile. Attenzione! Che qua c'è il fulmine, è come se lei le si aprisse il cuore, però lei ha l'esperienza giusta per poter reggere anche la verità del maschile. E avrà una rivelazione che la porterà ad essere, a capire cosa fare. Mamma, ok. Voglio subito andare a vedere con le carte che succede a questi qua. Allora, qual è l'energia attuale di lui nei confronti di lei? Cioè, come se lei si aspettasse delle rivelazioni da lui. Anche secondo me ci sono energie femminili che si aspettano che lui si innervosisca, no, si innervosisca o si incazzi. Dica delle cose. Va bene, dica delle cose. Lei si aspetta questa cosa perché l'ha chiesto la sua anima. Come se la sua anima stesse chiedendo a lui di distruggere il suo ego. Guardate, questa cosa è sottilissima, eh? Tanto poi mi scriverete, questo è. Allora, vediamo un po' l'energia attuale di lui nei confronti di lei qual è? L'energia attuale di lui nei confronti di lei o l'energia di lui qual è? L'energia attuale di lui, qual è? Nei confronti di lei, l'energia attuale di lui, energia maschile. Il 10 di coppe, qua c'è amore, c'è famiglia, c'è unità, c'è compassione,
cioè diritto ad essere felici. Qua abbiamo l'energia maschile dove c'è amore totale per una lei, amore proprio del 10 di coppe, qua mi parlano di famiglia, di aggregazione, qua c'è il re di denari, mi parlano di una persona molto stabile, può essere anche il segno di terra o ascendente terra, mi parlano di una persona molto stabile che si assume le responsabilità di questa felicità. Sì. Vediamo i pensieri di lui quali sono nei confronti di lei in questa settimana. Quali sono i pensieri d'energia di lui, d'energia maschile? Il mondo, wow. Qua lui vuole una felicità completa, familiare, di condivisione con l'energia femminile. Ci può essere una distanza, però al tempo stesso qua mi parlano di un successo sulla base emozionale. Il mondo mi parla di successo, qua abbiamo il 6 di bastoni, vedete come si parlano? Mi parlano di un pieno esito e di un pieno successo per una felicità d'amore. 10 di coppe. Ok, allora cosa prova i sentimenti di energia maschile? La regina di spade. Può essere una donna del segno dell'acquario, della gemelli, bilancio, avere in tal senso i segni, ok? Cioè appunto il segno. E qua c'è una donna che lui ama moltissimo, a cui deve spiegazioni, una donna che ha la spada puntata, nel suo cuore c'è una donna specifica, può essere anche un uomo, che ha il maschile ferito però, cioè il femminile ferito, ok? Quindi da questa parte c'è una regina di spade sul suo cuore. Lui ama in modo viscerale una donna specifica. E la donna che qua abbiamo verità, la regina di spade parla di verità. E io sento un maschile che combatterà per l'amore di una donna in questa settimana. Una donna a cui deve spiegazioni, oppure una donna che non le manda a dire, una donna molto forte, una donna che vuole chiarezza, una donna che... può essere a distanza. Sì. Io vedo un ragazzo maschile molto maturo che vuole la condivisione a tutto tondo. Anche se non c'è, anche se ci sono delle famiglie in mezzo, vuole anche risolvere le questioni con le altre famiglie. Vedo un maschile molto maturo perché c'è l'albero della vita. Cioè, tipo, nel momento in cui io mi separo dalla madre di miei figli o ok, perché c'è un'altra donna, per esempio, faccio vari scenari così possiamo lavorare al meglio. Io qua vedo un maschile molto maturo, compassionevole, che parla di verità con il cuore in mano, seppur può ferire l'ego di un altro, ma può alimentare il cuore. Ok. Qua c'è un 7 di spade, qua c'è un'energia maschile che può essere scappato da una donna che ama molto. E qua dirà la verità. Perché magari lei non si fida di quest'uomo o di questa donna, insomma. Vedete dove vi risuona. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei in questa settimana. La ruota della fortuna, una cosa che si ripete e non si sblocca mai, un karma che gira, non si... qualcosa che va avanti da tempo e lui dice, dirà la verità, qualcosa che si ripete sempre e lui dirà la verità, cioè o dentro o fuori, però in modo compassionevole. La ruota della fortuna al negativo, qua col 7 di coppe, mi parla di qualcosa che non gira mai dal verso giusto, gira al contrario. La ruota del karma è più che altro la ruota della fortuna quando esce al contrario, no? È come se si ripetono sempre gli stessi schemi e qua lui dirà la verità, col 7 di coppe che mi parla anche di altre scelte, di altre opzioni. Oppure di come devo fare per dire qualcosa, ok? Tutta questa cosa, anche un'elucubrazione mentale, ok? Lui vuole dire la verità e tagliare chiaro, cioè e dire le cose chiare, con il cuore in mano a discapito dell'ego. Ok, vediamo un po' l'energia femminile. Qual è l'energia attuale di lei? In questa settimana, energia attuale di lei.
l'energia attuale di lei, che può essere sia nei confronti di lui o l'energia attuale di lei, quindi come sta vibrando lei in questa settimana, l'energia femminile. Qua c'è un 5 di bastoni, l'energia è un po' tesa in questa settimana, vedo che l'energia attuale è un po' tesa, ci possono essere conflitti, tensione, litigi con una persona o altre persone, tant'è che qua la troviamo come regina di spade, ci può essere un po' di tensione dentro di lei o con qualcuno rispetto all'amore. Vediamo un po', sì, cavallo di spade, tensione, litigi, discussioni, l'energia attuale, eh? Poi vediamo come si sviluppa. Vediamo cosa pensa, i pensieri di lei. Due di coppe, qua c'è l'amore, lei ama qualcuno. E c'è tensione o mancanza di comunicazione con questa persona, oppure... Siccome c'è un 5 e un 2 qua, il 5 vuol parlare di altre persone, il 2 comunque sia una scelta d'amore che si deve fare, può anche essere indecisa tra due persone. Alcune energie femminili. Qua c'è l'imperatrice, chi è alla mia altezza? Ok? Se si è indecisa tra due persone. È la persona che mi corrisponde, quella o quell'altra. Quindi c'è una scelta da fare a livello di pensiero rispetto a questa energia tesa per vedere chi le corrisponde. Oppure se non ci sono altre persone, per l'energia femminile dico, non è uscito qua altre persone, mi sto uscendo di qua, se è possibile, forse. Lei sta pensando, qua ci sono tensioni con qualcuno per raggiungere quello che lei vuole veramente in amore, sta pensando che scelta fare. Ecco perché la saggezza avrà l'illuminazione. Vediamo cosa prova, i sentimenti di lei quali sono. Energia femminile, 8 di bastoni. Allora, l'8 di bastoni sul cuore mi dice che lei è pronta ad avanzare nel cuore per risolvere eventuali conflittualità con qualcuno e fare la scelta per una persona che ama veramente, che ha la sua altezza. Sì. E 2 di bastoni. Può esserci una persona a distanza oppure semplicemente l'8 di bastoni sul cuore per lei mi parla dell'energia in movimento nel cuore per l'apertura del cammino senza più litigi rispetto a una persona che lei ama molto. Sì, e può ricevere anche comunicazioni da lontano. Vediamo un po' qual è il blocco di lei in questa settimana. Il blocco dell'energia femminile qual è in questa settimana? La temperanza, qua c'è mancanza di equilibrio oppure mancanza di comunicazione con qualcuno. Può esserci la mancanza di equilibrio perché qua ci sono dei litigi o comunque dei conflitti suoi interni rispetto a questo amore, però il cuore è come se ricevesse anche delle comunicazioni e le fa anche lei per rimettere questo equilibrio. Qua c'è re di coppe relativo a un uomo, c'è mancanza di equilibrio con una persona. Mancanza di equilibrio con una persona, con un'energia maschile, con cui c'è tensione, ma lei lo ama questa persona. O può essere in dubbio tra lui e un'altra persona, eh? Ok. Rispetto a chi è alla mia altezza, ok? Qua è possibile che gruppi di energie maschili vogliano stare bene anche con la madre dei loro figli, anche se hanno un'altra persona, perché qua c'è la chiusura di una situazione, dire la verità col cuore aperto, che ci sta pensando spesso a questa cosa, ma non ha mai detto la verità, e vuole fare le cose fatte bene con la famiglia e anche con un'altra persona specifica, che puoi essere tu che stai guardando, o puoi essere la moglie, insomma ragazzi dovete adattarla, ok? Però vedo molta maturità da questa parte, grande presa di coscienza, ecco. Allora, fatemi capire quali sono le intenzioni dell'energia maschile in questa settimana. Quali sono le intenzioni dell'energia maschile in questa settimana? Quali sono le intenzioni dell'energia maschile in questa settimana? La forza, bellissima, bellissima. Le intenzioni sono quelle di lottare. Le intenzioni sono quelle di lottare, di recuperare una connessione, di metterci sforzo e impegno per una donna che è stata ferita e di cui lui si fa capace.
E la forza con 5 di bastone qua mi parla anche di lotta, quindi ci può essere anche un po' di orgoglio in mezzo per alcuni, però la forza nelle intenzioni parla proprio la voglia di recuperare, di lottare per una connessione. Ok? Mi parla chiaramente di recuperare una connessione con una donna che ha le difese alte, o comunque recuperare una connessione perché si dà conto di che cos'è l'amore. Questo regina di spade sul cuore può essere anche rispetto se è un uomo, per esempio, può essere anche il suo femminile ferito, i suoi modelli di riferimento di femminile ferito, ok? Quindi vuole recuperare la connessione col suo femminile. Questo è da leggersi anche così per un uomo, va bene? Assolutamente, perché ci ha provato spesso ma non ci è riuscito. Adesso dice la verità con compassione. Ok. Vediamo quali sono le intenzioni dell'energia femminile in questi giorni. Le intenzioni dell'energia femminile in questi giorni. Il 4 di denari. Qua c'è una donna che non si apre facilmente, lo vedevamo anche qui, e di cui lui si fa capace e vuole recuperare la connessione, ok? L'intenzione del 4 denari mi dice io sto chiusa, ok? Perché ci sono dei conflitti, mancanza di comunicazione con qualcuno, mancanza di equilibrio e quindi lei non vuole assolutamente aprirsi e vuole che lo faccia l'altra persona. Mi parlano di alcuni femminili in questo tipo, tant'è che riceve il fulmine con l'otto di bastoni e comunicazioni. Ok, 4 di denari. Qua c'è anche 3 di denari. Qua c'è anche un'altra cosa da dire, devo dire, un gruppo di energia femminile. Nelle intenzioni 4 di denari sono anche quelle di non lasciare andare una persona. Non lasciare andare una persona. Sì. Ma provare lì aperta alla connessione, a trovare punti di incontro col 3 di denari. Andiamo a vedere qua le azioni di lui. Le azioni di lui nei confronti, le azioni che farà lui in questa settimana quali sono? Sia nei confronti di lei o le azioni del divino maschile di lui. L'otto di denari. Allora, qua c'è assolutamente un maschile che vuole impegnarsi in una connessione. Sì, il sole, vedi? Impegnarsi proprio a dare anche delle spiegazioni a un femminile ferito. L'otto di denari aspettato con queste carte mi sta parlando della voglia di recuperare una connessione, metterci sforzo e impegno rispetto a un femminile ferito, che questa cosa. Spesso succede che magari si litigano, non si parlano, eccetera. E qua c'è un 8 di denari che mi parla dell'impegno volto a recuperare una connessione, a fare chiarezza, a dire la verità con compassione, ferendo anche l'ego, ripeto, eh. Sì. Vediamo da questa parte le azioni di lei quali sono in questa settimana, sia nei confronti di lui che le azioni proprio di lei. Le azioni di lei quali sono in questa settimana? Qua c'è 5 di spade, ragazzi. Lei la vedo in conflitto. Lei la vedo tesa per mancanza di comunicazione o mancanza di equilibrio. Qua ha litigato con qualcuno o ci sono dei litigi. O lei è in disaccordo con una persona che ama. O due persone. Può amare anche due persone, lei, in questa settimana. Mi stanno marcando anche questo. Tant'è che lei non si apre, non vuole fare niente nelle azioni 5 di spade perché non sa come fare. Cioè, qua c'è un conflitto tra ragione e sentimento. Ecco perché mi è uscita la carta della saggezza. Magari questo è già accaduto in passato. E quindi, rispetto al fatto che è già accaduto in passato, questo conflitto tra ragione e sentimento, che cosa faccio? Come ho fatto in passato? Quello che ho fatto in passato mi ha portato a stare meglio o a stare peggio? Ecco il fulmine che gli arriva. Quindi, ragazze mie, io vi dico di pronunciare il potere di questo verbo. Io sono sempre guidata e protetta dal mio sé superiore. Oppure io sono sempre guidata e protetta dal padre. Io seguo sempre soltanto le mie intuizioni sono legge, io sono saggia. Va bene? 5 di spade, 5 di denari, 5-5, qua sta arrivando un cambiamento. Lei non sa
se ci sono due opzioni da questa parte, chi dei due è la sua altezza? Chi dei due la può rendere quello che merita? C'è un po' di conflitto in tal senso, tant'è che avrà la saggezza in questa settimana per fare le scelte giuste. C'è tensione perché non si vuole aprire, nonostante la parte del cuore aperta, perché c'è mancanza di comunicazione o mancanza di equilibrio. Non sa col 5 di denari se il 7 di coppe è qua dietro, se è una persona che la mette sul piedistallo come lei si è messa sul piedistallo. Ci sono un po' di conflitti in tal senso. Da questa parte vediamo che c'è qualcosa invece che cambia. Andiamo a chiarirci queste carte. Allora. Vediamo perché lui ha il 10 di coppe come energia attuale. Oppure può essere semplicemente che lui ha intenzione di recuperare il rapporto mettendoci sforzo e impegno e ha sul cuore la regina di spade, forse perché è lontano per lavoro, perché la priorità in questa settimana è il lavoro, che dice questa cosa si ripete sempre, io però voglio mettere sforzo e impegno, quindi magari abbiamo un maschile molto impegnato sul piano lavorativo, tant'è che lei non vuole fare niente, seppur il cuore è aperto, ma il suo ego è un po' incazzato perché non le dà il giusto spazio perché deve lavorare lui, magari è lontano, anche questo è possibile, e ci sono un po' di conflitti per questo. Ok. Il 10 di coppe ancora, il maschile, divino maschile. Vedi il 6 di bastoni perché lui vuole un pieno esito di questo amore. Un pieno esito di questo amore. Il mondo, nei pensieri. La temperanza, vedi? Lui vuole avere successo nella riconciliazione, nel parlare, la temperanza sta qua al blocco. Probabilmente si sono parlati su internet, WhatsApp, hanno avuto delle discussioni. E quindi qua le intenzioni, i pensieri sono quelli anche di riconciliare, di mettere equilibrio, pace, avere successo in questo. Vediamo la regina di spade nel cuore. Paggio di spade. È possibile che alcuni di lui non si fidino di lei. È possibile che alcuni di lui non si fidino di lei, abbiano un po' le difese alte sul cuore, nonostante la amino, nonostante amino un femminile in particolare, hanno un po' di difese sul cuore. Oppure è possibile che ci sia una terza persona e lui, l'energia maschile, vuole fare le cose fatte bene con tutti. E sta attendendo con la temperanza affinché si possano fare le cose fatte bene, perché questa cosa che lui ha in mente è un'altra persona e magari lui è con un'altra famiglia, sto facendo vari esempi, e si ripete sempre, si ripete sempre. In questa settimana vuole recuperare e fare le cose fatte bene in entrambi i casi, magari si dedica al lavoro e da questa parte c'è una lei che sta aspettando un lui che magari è con un'altra famiglia, un'altra situazione, e questo lei non si apre, questo le può generare dei conflitti interni. Va bene, ecco perché troverà la via della saggezza, ma lui la ama. Ok, c'è due di coppe anche da questa parte, anche lei ama lui. C'è un po' di conflitto tra ragione e sentimento. Alcuni di lui non si fidano di lei. Forte il segni d'aria qua. Anche Leone, ascendente Leone, ma al di là dei segni. Alcuni di lui non si fidano di lei perché molte di lei fanno un po', diciamo, i bisticci con lui spesso, cioè non ti rispondono, non ti amo, oppure non ti do spiegazioni, e lui sta un po' sulla difensiva, sul cuore, perché comunque i comportamenti di lei sono un po' ambigui per alcuni di lui, tant'è che lui chiede verità, parla di verità, e lei capisce che a volte ha sbagliato perché era l'ego a farla sbagliare o a farle fare i capricci. Io sto cercando di fare tutte le dinamiche, eh. La ruota della fortuna al blocco. I due denari, qua mi parlano anche di scelta oppure di lavoro. Qua mi parlano del fatto che o lui si deve, o il fatto, il blocco è rispetto a una scelta che lui deve fare o riguardo al lavoro. O il blocco mi può parlare anche, qua c'è l'otto di spade, anche situazioni lavorative che lo bloccano, oppure di situazioni, e questo va, si ripete spesso come in qualità di karma, oppure il blocco in questa settimana mi parla di scelte tra due persone che non si sono potute fare ancora fino a questo momento.
o i dubbi che attanagliano in lui su come recuperare una connessione. Ok. E questo si ripete spesso con la ruota della fortuna. Cioè, come fare andare, far andare bene le cose. La forza. Ma voi non state vedendo, ragazzi, non me l'avete detto. Così, scusate, ecco. La forza. Nelle intenzioni di lui con quella forza. Sette di coppe. Sta pensando a come recuperare un rapporto. Sta pensando a come far andare bene qualcosa. Sta pensando. Le intenzioni sono quelle proprio di che scelta faccio? Il sette di coppe mi parla di scelte. Per cosa? Per la forza, per recuperare qualcosa. Perché qua abbiamo una donna ferita, comunque una persona che può dare filo da torcere a lui. E lui sta pensando a come recuperare la cosa, ok? Vedi il re di bastoni. Cioè, che faccio? Come lo faccio? E quest'otto di denari sulle azioni che fa lui. L'imperatrice, lui le darà ciò che lei merita. Wow, mamma mia! Lui è proprio Caterpillar, eh? Abbiamo un maschile che ci farà da esempio in questa settimana, di nuovo. Lui vuole impegnarsi nelle azioni, si impegnerà nel darle ciò che lei merita. E qua parliamo anche di una cosa importante, ragazze mie, oltre a parlare di una donna o di un uomo, parliamo di un'energia maschile che si impegnerà ad avere profitto in ambito economico. A lavorare anche per uno sviluppo suo personale, ma anche a lavorare per avere dei figli con lei. Io la vedo anche così, cioè avere anche una stabilità sua, che magari la situazione economica può bloccare, lo sforzo e l'impegno su come fare, riuscire a ingegnarsi anche in ambito lavorativo per poter dare una stabilità a una famiglia, eh? Sì, qua c'è pure il mago, il mago mi parla molto del lavoro. Sì. E lei sta un po' in combutta con se stessa qui. Perché magari lei vuole realizzare subito anche qualcosa, ma la vedo tesa. Vediamo comunque che cosa ci racconta. Energia attuale di lei con quel 5 di bastoni. Perché sta in conflitto? 5 di bastoni. Il matto, ok. Allora, qua mi stanno dicendo che lei è in conflitto con alcuni lui o con un lui, perché vede una persona che va, viene, una persona un po' disconnessa dalla parte emozionale, che non sa, oppure una persona che ancora non è alla sua altezza, però lei lo ama, una persona che non può ancora impegnarsi, ok? Oppure lei vorrebbe lasciare tutto e ripartire da zero, cioè. Ci sono un po' di conflitti interni in questo senso. Sì, qua c'è la regina di denari. Per alcune di lei vedono lui più immaturo, che non ha ancora stabilità economica. Magari qua c'è la regina di denari. Vedo una persona un po' più allo sbando, che non sa ancora che tipo di ideali seguire nella vita. Magari è più immaturo, può essere anche più grande, ma magari è più immaturo sotto altri punti di vista. E lei la troviamo più matura da questa parte, eh? Però lei lo ama, ok? Quindi c'è questo conflitto tra ragione e sentimento. Vediamo il due di coppe, eh? Nei pensieri di lei. L'asso di bastoni, lei vuole, cioè qua c'è un conflitto veramente tra ragione e sentimento. Allora, qua lei avrà un'opportunità d'amore in questa settimana che è relativa a un lui. Lei è in conflitto perché non sa se lui è alla sua altezza, nonostante il cuore voglia, è aperto, non sa se è alla sua altezza. Vediamo l'otto di bastoni. L'otto di bastoni nel cuore, il sole, non ha dubbi, caspita. Lei non ha dubbi che lei c'è amore qua con un uomo specifico, o con una donna specifica. Lei riceve comunicazioni di gioia, di ok, però lei non sa se è alla sua altezza, c'è questa combutta qui. Mancanza di equilibrio, forse equilibrio economico anche. Vediamo questa temperanza al blocco, cavallo di spade, mancanza di comunicazioni per un gruppo sostenuto di femminili. Oppure comunicazioni che hanno portato, oppure un gruppo femminile ha parlato con un maschile in modo proprio dirompente, gli ha detto quello che pensava, magari adesso si pente, cioè perché aveva questo conflitto interno, mi spiego, magari si sono dette cose che non si volevano dire e quindi c'è questa mancanza di comunicazione, mancanza di equilibrio. Sì.
Vediamo questo 4 di denari nelle intenzioni di lei. La regina dei denari, vedi, lei in questa settimana la vedo molto concentrata sulla sua stabilità economica, lavorativa, sulla sua casa, sulla sua famiglia. Più che su di lui, la vedo molto concentrata su di sé. Sì, qua abbiamo un imperatore anche, che mi sta parlando del fatto che lei è molto concentrata su se stessa, prende in mano le redini della sua vita in qualità anche di divino maschile con l'imperatore, che è il suo imperatore interno, e si concentra molto sul suo denaro, sul suo lavoro, perché dice, ok, questa cosa si risolve da sola, nonostante sono in combutta un po' con me stessa, e mi dedico principalmente ai miei affari, alla mia casa e alle mie cose, e non mi apro, ok, con lui, aspetto che sia lui, ok. E 5 di spade nelle azioni di lei, il carro. Guarda, sì, qua c'è la forza. Lei, io qua vedo che lei riceve comunicazioni e parlerà con un divino maschile in modo risoluto dall'alto del suo piedistallo di regina di denari, senza perdersi troppo, cioè molto concreta e pratica. Io qua vedo un avanzamento in amore per chiarire dei dubbi, per l'energia tesa. Io qua vedo che lei è tesa, però si risolve questa cosa con il carro e con la forza. Anche lei vuole recuperare per questa nuova opportunità dell'asso di coppe. Quindi io qua vedo un conflitto tra ragione e sentimento sul femminile. Se lei aveva più opzioni in questa settimana, sceglie la concretezza. Sceglie prima di tutto di realizzare se stessa e dà molto spago alla parte lavorativa sua, però al tempo stesso lei farà chiarezza anche con un lui specifico. Se ce ne sono due persone qui, lei farà capo a quello che le fa sentire una stabilità pragmatica, quello che le corrisponde a livello proprio di stabilità pragmatica, cioè praticamente che cosa mi dà in questa settimana quella stabilità, uno alla mia altezza, questa persona qui. Ok, una persona magari può essere il segno di terra. Però al di là del segno di terra, oppure segno d'acqua. Però io qua vedo che vengono risolti i conflitti tra ragione e sentimento, soprattutto perché lei si dedica a se stessa, non si apre facilmente a livello emozionale, e chiarirà e parlerà scegliendo, se ci sono due persone, una persona più concreta in questa settimana. Sì. Io qua vedo un'energia maschile molto risoluta a dire la verità. Per alcuni maschili hanno una donna nel cuore che c'ha la spada puntata, magari ci sono state dette cose che hanno ferito la situazione, il divino maschile, e al tempo stesso lui vuole recuperare per portarsi alla sua altezza, va bene? Ci possono essere delle questioni di lavoro che possono bloccare in questa settimana per raggiungere degli obiettivi importanti che lui vuole realizzare con lei, allo stesso tempo la vedo un po' in combutta in questo senso. Però lei avrà delle rivelazioni in questa settimana, saggezza e fulmine. Ok, wow, andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono queste. Tu stai prendendo, nel frattempo io parlo, ok. Allora, vediamo un po', quindi, l'energia maschile. Diamoci queste carte della tua anno sull'energia maschile, diamoci 3 carte. 21-27 agosto, Paride, qua c'è una persona che vuole conquistare o riconquistare, un conquistatore, Paride è un conquistatore, ok, un'altra, amore erotico, ok, che sente un amore erotico, l'erotismo è proprio la bellezza di qualcosa di sconosciuto, no? Al di là del passionale, è proprio Eros, come vi ho spiegato in altri podcast, Eros è proprio la magia della scoperta di me attraverso l'altro. Qua c'è un uomo che vuole conquistare o riconquistare una donna, può essere, ripeto ragazzi, se uomo o donna fate voi, ok? Con cui c'è proprio un erotismo, una donna che gli fa scoprire se stesso ogni volta che la percepisce. Un'altra, Re Artù, addirittura. Ragazze mie, qua ci sono due uomini per voi. E allora, mo vi dico, per alcuni di voi ci sono due uomini, un uomo più immaturo e un uomo più maturo. Per altre è un solo uomo che ti conquisterà
dandoti tutto ciò, riconquisterà dandoti tutto ciò che un'imperatrice esige. Va bene? Vi dico un'altra cosa, qua per chi ha situazioni un po' particolari, eccetera, terze persone o altre famiglie, questa qua c'è un maschile maturo che prende in carico la parte più immatura del paride, che è il conquistatore, con il re Artù, che è come se fosse l'imperatore. E quindi si prende in carico la responsabilità di ciò che fa, in tutti e due i sensi. Sì. Qua abbiamo un maschile maturo al 100%, 30, 31 e 5 tra l'altro qui. Qua abbiamo un progressivo con un cambiamento. Questo vuol dire abbiamo un progressivo con un cambiamento al centro, che vuol dire che qua c'è l'ardore del conquistatore, del giovane conquistatore, con la saggezza dell'imperatore. E questo è un cambio che sta arrivando all'energia maschile, quindi l'energia maschile come comune denominatore c'è l'ardore del conquistatore e lo spessore dell'imperatore, cioè io conquisto con la passione e la gioia di un conquistatore, allo stesso tempo io domino, ottengo quello che voglio con responsabilità e con passione e verità. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso qual è l'energia. Vediamo un po'. Qual è l'energia del maschile nei confronti del femminile? L'energia del divino maschile nei confronti del divino femminile, al netto di quello che abbiamo detto. Sì, costruire palazzi, che ti ho detto? Qua vuole mettere le basi, le fondamenta per qualcosa di solido e duraturo nel tempo, e ce l'ha spiegato anche qui con l'imperatrice, il lavoro per costruire qualcosa anche di figli, una famiglia, cioè proprio le basi, quindi la solidità. Qual è l'energia femminile nei confronti del maschile? Al netto anche qui di quello che abbiamo detto. Vedi? Tra due monti, tra due monti con Annette. No, allora, tra due mondi, questi sono i dubbi. Vedi? I dubbi che ti ho detto qua, il conflitto tra ragione e sentimento. Qua c'è un maschile che vuole costruire e qua ci sono dei dubbi. Vediamo un po' dove vanno quei dubbi in questa settimana, visto che alla fine si dileguano con quel carro. Arrivare al traguardo. Sì, sì, lei non si arrenderà davanti ai suoi dubbi perché va dritta al punto, è pragmatica, non si lascerà sconfiggere dall'ego, che la fa la combutta tra ragione e sentimento, e qua vedo arrivare al traguardo, non si arrenderà davanti a niente, ha a che fare con il carro per raggiungere la sua felicità, quello che lei crederà sia la sua felicità, non si arrenderà davanti a niente nonostante un po' di dubbi che l'ego gli può dare. Chiarissimo. Vediamo cosa unisce entrambi, divino maschile, divino femminile, lui, lei. Caos e contrasto, vedete qua c'è la vecchia pelle che si sta togliendo affinché si possa manifestare una nuova versione. Io qua vedo un maschile che parla chiaramente a un femminile prendendosi le responsabilità. Il femminile che viene colpito nell'ego, secondo me, e trova la saggezza giusta per arrivare al traguardo e non fermarsi davanti a niente per la sua felicità. Ok. Andiamo a vedere adesso con i nostri oracoli lui e lei che non lasciano spazio al dubbio. Allora, voglio vedere lui cosa dirà a lei con questo paride re Artù, questo imperatore alla potenza. Vediamo cosa dirà lui a lei. Cosa dirà lui a lei, cosa dirà lui a lei. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te, tutto. Qua c'è un lui, al netto di quello che abbiamo detto, che vuole tutto di una lei specifica, e ti dirà questo, e le dirà questo. Ancora, cosa dirà lui a lei, l'energia maschile a lei? Sono sempre accanto a te, soprattutto per coloro i quali hanno persone a distanza o che lavorano, è sempre accanto a te, sempre. Devi sentire la sua energia, ok? Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà. Cosa ti dirà? Tu sei l'amore, tu sei l'amore.
Allora, qua c'è un maschile, l'energia maschile io la vedo molto concentrata a mettere le basi con un rapporto, 100%. E causa e contrasto mi parla di situazioni che si sgretolano rispetto a vecchie strutture che erano proprio relative al fatto di non prendersi la responsabilità di dire e fare ciò che si vuole con assertività, sia da una parte che dall'altra sta succedendo questo, ma adesso il maschile in questa veste dirà la verità, tu sei l'amore, ok? Tu sei l'amore, qua dirà, allora io vedo dei maschili che diranno la verità con compassione. Che vuol dire la verità con compassione? A costo di distruggere l'ego dell'altro. Vediamo il femminile invece cosa recepirà, quindi. Cosa recepisce tanto il femminile che la fa avanzare da parte dell'energia maschile. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Allora lei percepirà che lui ha fatto il salto quantico. Quindi è questo, ha fatto il salto quantico che vuol dire prendersi le redini e le responsabilità delle cose. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Lei percepirà questo e andrà dritta come un treno verso la sua felicità. Ma soprattutto io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita, ha a che fare con un lui che prende la responsabilità di fare qualcosa di importante, le redini della situazione, dire la verità laddove non l'ha detta, anche ad altre situazioni che non riguardano te. Ancora, cosa ti fa? Cosa percepirai da lui, oltre a quello che ti dirà? Aiutami, ti prego. Percepirai che hai bisogno di aiuto. L'aiuto che ti chiede lui è la saggezza tua. L'aiuto che ti chiede l'energia maschile in questa settimana è la tua saggezza. La tua saggezza. Ok. Che cos'è la saggezza? Ripetiamo. Ciò che hai fatto in passato, magari ti ha fatto stare bene, male. Se ti ha fatto stare male, fai in modo diverso. Ok. Cos'altro percepirai tu da parte di lui? Wow, utilizza Fernando Pessoa e ti dice: per capire mi sono distrutto. Causa e contrasto, qua si sta distruggendo la vecchia bella. Tu percepirai che qua c'è un maschile che ha fatto un grande lavoro su se stesso, eh? Ecco perché tu ti apri qua. Nonostante un po' di combutta tra ragione e sentimento, tu capisci che alcuni di voi capiscono in questa settimana che c'è una persona giusta. Se avete dei dubbi con due persone, capisci che c'è una persona giusta per te. E che gli strascichi del passato sono veramente deleteri perché il tuo ego. Allora, vi dico questa cosa, che l'ho sperimentata personalmente. Ogni volta che ci veniamo frenate da noi stessi nel fare un cambiamento, è l'ego, perché l'ego, ricordiamo, non vuole farti spostare da dove stai, perché è programmato per la sopravvivenza del corpo. Non vuole farti spostare da dove stai, perché quella zona comfort è la zona sicura. Ogni volta che tu devi fare un cambiamento, arriva l'ego che ti blocca perché non vuole farti spostare da dove stai. Quindi, se tu c'è una persona da questa parte che senti che è quella persona, e poi c'è un'altra che stai pensando, magari una persona, vecchi strascichi di ricordi o vecchie litanie, cioè situazioni proprio del passato. Quello è l'ego, eh? È l'ego che non ti fa buttare in una cosa nuova. Vedete dove risuona? Perché siamo migliaia, ragazze mie. Quindi il senso qual è? Che tu percepirai un maschile di spessore in questa settimana e andrai incontro a quel maschile lì. Va bene? Ragazze, mi sta andando il fumo il cervello. Io concludo qui. Meraviglioso, meraviglioso, veramente meraviglioso. Vi dico giusto un'altra cosa, poi chiudiamo. Energia femminile e maschile. In questa settimana avrai intuizioni sagge. Che vuol dire intuizioni sagge? E ti si proporranno situazioni del passato che tu vivrai con saggezza, proprio per capire a che punto ti sei evoluta. Intuizioni dall'alto. Cosa ti chiede il divino maschile? Di dire la verità con
con compassione rispetto alle intuizioni che ti sono venute. La verità significa che se prima nel passato non hai detto delle cose, in questo perché c'era comunque l'ego che ti frenava in caso perdevi una situazione, in caso avevi paura che come poteva reagire l'altro. No, perché l'hai già sperimentato nel passato con la saggezza. Da questa parte ti chiedono di dire cose che non avresti detto con il cuore aperto, perché il tuo divino maschile è da questa parte, ok? Ok ragazze mie e ragazzi, mi auguro di avervi dato un giusto supporto per questa meravigliosa settimana, vi auguro veramente il meglio possibile, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!